Denarov su Radio Potenza Centrale, la lucana più ascoltata nel mezzogiorno d'Italia, e io ho il piacere, io che amo tanto gli anni Ottanta, so che lui è preso da tantissimi impegni, in diretta con noi questo pomeriggio, Denarov, buon pomeriggio carissimo! Buon pomeriggio! Ciao Dan, ci sei? Buon pomeriggio! Buon pomeriggio, io vi sento molto da lontane. Ah, ok, noi ti sentiamo benissimo. Ah bene, allora cercherò di sforzarmi. Ok, allora come dicevo in anteprima per questa intervista, sono diciamo un po' emozionato, un po' preso perché io amo gli anni Ottanta. Poi sentire queste diciamo melodie, questi arrangiamenti di un tempo è qualcosa di straordinario davvero. Come va innanzitutto Dan? Tutto bene, grazie. Noi sono molto contento in questo momento perché sto ricevendo attestati di affetto per il pezzo da tutta Europa. E non me l'aspettavo neanche sinceramente. Io ho fatto un brano pensando a quest'estate, pensando di ritornare con un Denaro un po' più slecchiato, però ho voluto mantenere la struttura anni 80 perché quello sono io, con un occhio alle nuove sonorità, ed è uscito un pezzo anni 80 che suona un po' anni 2020. È vero, dai, che poi ci sei mancato tantissimo dopo che hai venduto tantissimi dischi, uscire adesso così allo scoperto, dopo che anche se non erro avevi deciso per un attimino di fermarti. Assolutamente, avevo deciso di smettere assolutamente, a parte che non facevo più dischi da 20 anni, quindi ufficialmente a livello discografico mi ero già ritirato. Ma poi mi è venuto, non so, è successo che mi hanno fatto ascoltare sto brano, ho conosciuto due produttori che sono gli stessi che producevano DJ Dado negli anni 90 e un nuovo produttore, poi la mia compagna Daisy che è autrice, che scrive i testi, ha fatto i cori in questo brano. Io pensavo di essere il cantante di casa, ma dopo averla sentita non sono più neanche il cantante di casa, quindi è così, è nata così. È vero, perché poi ci sei riuscito e ci hai fatto tornare indietro nel tempo, perché è davvero una musica molto coinvolgente, molto bella, che non ti nego che nelle mie serate, se riapriranno tutto, la inserirò tranquillamente nella mia playlist, perché è davvero molto molto bella. Dan, poi ho un'ultima notizia che mi è giunta penso un paio di ore fa, che mi hai fatto venire non lo so, di nuovo la pelle d'oca. Uscirà anche in vinile Always? Ma scherzi, uscirà in vinile personalizzato e numerato. Ah. Una cosa proprio da collezionisti. Bellissimo. Chi ama la dance, Italo dance, chi ama Denaro deve averlo. Bello, bello. Mi sono già prenotato per una copia anche per me, chiaramente. Addirittura. Come possono i nostri amici quindi prenotarlo oppure acquistare il brano? So in tutti i digital store, però il vinile in che modo? Allora, il vinile viene distribuito dalla Self. E c'è un contatto sul mio social, il mio Facebook, dove ci sono scritti tutti i dati. Aspetta che lo apro e ti dico esattamente, così chi ha carta e penna sì, può anche notare. Sono interessato anch'io, allora, mi metto a scrivere a questo punto. Allora vi leggo il post. Il vinile di Always sarà personalizzato e le copie numerate. Per prenotazione contattare Gigi Figini, che è gigi.figini@tiscali.it, oppure al telefono, al cellulare 331 10 33 277. Benissimo. Ho fatto anche la promozione al vinile. Proprio la televendita. Ma alla grande, no, è un qualcosa di interessante, anche perché Dan, se te ne sei accorto, sta tornando di nuovo il vinile prepotentemente. E anche chi è che fa brani pop italiani, che giovanissimi. Ma che è non... bello il vinile bisogna toccare. Il brano, il vinile puoi toccarlo, puoi annusarlo, puoi. Il vinile è bello, il vinile è tutta un'altra atmosfera. Per chi ha fatto il DJ seriamente, per chi ha vissuto nella nostra epoca, oggi tutto così mancava qualcosa di vero, sembra tutto finto, invece devi possederlo un disco, devi averlo. È vero. E quindi ho voluto assolutamente rifarlo. Hai fatto qualcosa di straordinario, come ti dicevo, ci sono dei ragazzini giovani che fanno per la prima volta un disco, escono con vinile, non sanno neanche cos'è alla fine, però devono adeguarsi ai tempi e lo fanno. Ma il tuo brano meritava tantissimo. Allora Dan, scusami, ma voglio leggere anche dei messaggi che giungono in radio. Allora abbiamo Rocco da Potenza che scrive: buon pomeriggio grande Denarov, mi sono emozionato grandissimo. Wow, poi abbiamo
Buon pomeriggio. Grazie. DJ Albert, ti ascolto via internet da Padova. Mi saluti il mio grande amico Denaro. Io sono Christian Grey. Dan mi conosce, spero di rivederlo presto. Christian Grey era un mio fan, poi ci siamo conosciuti e siamo diventati amici. Lui fa serate, è un grande cantante e fa quasi tutti i cover di Denaro. Ah, bello, bello. Grazie Christian, baci. Bene, bene, sono contento che grazie anche ai potenti mezzi dello streaming in Alta Italia riusciamo ad arrivare, perché noi in FM copriamo gran parte del sud. Poi abbiamo un altro messaggio che arriva da Laura, però non scrive da dove. Scrive: il mio mito degli anni 80 è tornato, che bello, grande Dan. Beh, ci stiamo emozionando. Laura, sono tornato e sto preparando anche un album, quindi non me ne andrò troppo di fretta. Benissimo, abbiamo anche Francesco che ma quanti messaggi, Dan, io con questa intervista non so. Benissimo, allora Francesco ci ascolta da Taranto, scrive: caro Dan, il brano è bellissimo, ci hai fatto ritornare indietro nel tempo perché ne abbiamo tanto bisogno. Quando possiamo vederti all'opera? Allora, all'opera io incomincio il tour a fine giugno, sempre virus e pandemia permettendo, orari permettendo, e spero tanto che si possa arrivare a quest'estate un po' più sollevati, un po' più rilassati, senza paura di doversi contagiare o ammalare. Questo è il mio auspicio, spero che si possa bisogna stare ancora attenti, e quindi però sono confido che per l'estate riusciremo ancora a vederci tutti insieme. Speriamo davvero tanto. Allora Dan, un'ultima domanda volevo fartela, perché questo ci vuole, ma come ti è venuta davvero l'idea di tornare e tornare davvero con questa voglia pazzesca e farci rivivere dei momenti indimenticabili? Te la voglio raccontare, te la racconto. Sì, è una cosa privata ma te la racconto. Ti ascolto. Io negli anni 80 sono stato, se, probabilmente molti non lo sanno, ma sono stato uno dei più grossi personaggi in tutta Europa. Io ho battuto gente come Duran Duran, Madonna, Michael Jackson e, certo, e molti altri, e non a parole, perché ci sono fatti, sono classifiche, cose così. 20 milioni di dischi. Ho smesso di cantare, mi sono ritrovato a molte malignità sul mio conto, molte cose, per cui ho voglia di dimostrare chi sono e chi sono stato, e che non sono stato un personaggio tanto per, e ma quindi ho voglia proprio di rivendicare il mio status di personaggio e lo status di Denaro. Lo meriti tutto, perché dobbiamo ricordare che hai venduto 20 milioni di dischi e non è niente. Sì. E poi cioè, io ricordo anche dei video con una folla immensa di gente che guardava i tuoi concerti, e come dimenticare. E a questo punto, caro Dan, io ti ringrazio, ricordiamo a tutti gli amici di acquistare sui Digital Store Always il nuovo singolo di Denaro e anche il vinile, se vi avete preso appunti, che è un qualcosa di straordinario. In bocca al lupo per tutto e noi ci salutiamo. Io vi ringrazio di cuore, sono onorato di essere stato vostro ospite, e un bacio caloroso a tutti i vostri ascoltatori, che ringrazio di cuore. Grazie da Denaro. Grazie a te, e ci lasciamo con Future Brain, Denaro, te la grazie, ricordi? Un bacio. Un bacio a te. Ciao Dan, ciao.